all'inaugurazione di questo comitato elettorale, il comitato elettorale, il mio comitato elettorale come candidato alle elezioni regionali, grazie a Francesco Accoroli per essere qui ovviamente e aver dedicato qualche minuto anche oggi alla promozione di tutti i candidati. Francesco è molto impegnato 24 ore al giorno, ma trova anche il tempo per dare una mano ai candidati, per farsi vedere insieme ai candidati di tutto ovviamente lo schieramento. Quindi lo ringrazio anche a nome di Elena Giommetti, che è candidata con me per Forza Italia in questo distretto, nella zona di Senigallia. Ringrazio tutti, anche i nostri candidati al Consiglio Comunale, ovviamente il candidato a sindaco Massimo Olivetti. Non faremo grandi discorsi, ci tenevo soltanto a dire una cosa a Francesco, Massimo, che è l'impegno che sta dando Forza Italia in questa campagna elettorale, alle comunali, alle regionali. Un impegno che nasce da un progetto che io ho condiviso fin dal primo momento. Io fino a qualche settimana fa, sapete, con Luigi Rebecchini ero nel componente civica, pur nel centrodestra di Senigallia, sono stato candidato a sindaco qui alle ultime elezioni, sono stato il competitor diretto di Maurizio Mangialatti, lo sono tuttora in Consiglio Comunale. Lo stesso Mangialardi mi ha riconosciuto e ricordo sempre una cosa che ho detto a Maurizio Mangialardi: sarò sempre Luigi, vieni, il nostro capogruppo, Luigi Rebecchini. Maurizio Mangialardi gli ho detto sempre: ricordati, io sarò sempre il tuo più leale avversario. E questo credo che sia anche lo spirito di questa campagna elettorale. Ma volevo finire di dire, Forza Italia ha dato un contributo forte perché ha ricreato quelle che Berlusconi nel 92 aveva predicato e aveva anche realizzato, cioè far entrare la società civile dentro un partito politico. Noi abbiamo rifatto oggi, dopo diversi anni, nel 2020, la stessa operazione nelle Marche. I civici, le componenti civiche, ovviamente sono sempre stato un conservatore, non sono un progressista, le componenti civiche sono entrate all'interno di Forza Italia. Noi siamo il motore civico del centrodestra, lo siamo in questa città, lo vogliamo essere in regione, vogliamo essere quelli che portano la concretezza, le battaglie concrete, a cominciare davvero dalle battaglie per i giovani. Io sono un uomo di sport, sono sempre stato un uomo di sport, a Senigallia mi conoscete, lo sapete, e un problema, Francesco, che esiste nel mondo sportivo, che oggi è in fibrillazione perché tra 5-6 giorni riaprono le attività sportive. Il Covid ha creato anche problemi ovviamente alle attività sportive, l'emergenza l'ha fatto, ma uno dei grandi problemi a prescindere dal Covid è per esempio che nelle Marche tutte le province non mettono, non so se questo lo sapevi, non mettono a disposizione gli impianti sportivi alle società agonistiche per svolgere le partite, per svolgere le gare agonistiche proprio. Qualcuno lo fa per gli allenamenti, ma non mettono a disposizione le palestre per fare le gare agonistiche, creando un danno al movimento sportivo, parliamo di centinaia di migliaia di ragazzi, enorme. Anche su quello dobbiamo intervenire, non sono piccole cose, e su tante altre battaglie concrete. Noi vogliamo rappresentare la faccia della politica, della concretezza, dell'affidabilità. La nostra lista, ma noi che siamo candidati alle regionali abbiamo una professione, abbiamo una vita di studi, di cultura, di lavoro, di sport dietro. Non siamo mestieranti della politica prestati alle elezioni. Noi abbiamo qualcosa da dire, abbiamo qualcosa da proporre. Quindi la concretezza. Prima Francesco nella presentazione ha detto: tra uomini basta guardarsi negli occhi, darci una parola. Nel mio manifesto, il motto è la parola data. La parola data smuove le montagne. In politica non è quasi mai così. Ecco perché quello che ha detto Francesco mi ha colpito molto, perché è la prima volta che sento dire questo. Di solito si dicono altre cose, ma è in sintonia perfettamente con quello che noi pensiamo. La parola data, basta guardarsi negli occhi, basta dirsi una cosa. Ecco perché vogliamo essere tutti noi di Forza Italia l'altra faccia della politica. La serietà, il rigore, anche etico. A questo ci teniamo, al di là delle singole battaglie su cui saremo concretissimi, nulla di ideologico. E allora, grazie a Massimo Olivetti per essere qua e magari fai un saluto. Grazie a Francesco Accoroli, cui darò poi subito dopo la parola. Grazie a Luigi Rebecchini e Elena Giommetti. Ma io, grazie a tutti voi, e vi chiedo, da questo momento continuiamo ancora più forti di prima a cercare di convincere le persone per il centrodestra, per Francesco Accoroli, che è persona assolutamente per bene, che è un galantuomo, e cerchiamo di vincere, di portare via le Marche, che è ormai l'ultima ridotta di un impero
che ha ormai fatto ormai di vestigia, perché è un impero ormai decaduto. Noi credo che dobbiamo, da Senigallia, dalla città di Maurizio Mangialardi, che rispetto come persona, ma di cui non posso condividere nulla politicamente, da questa città parte la carica, e da questa città io sono convinto, facendo vincere Massimo Olivetti le elezioni comunali e ribaltando anche nelle urne un disequilibrio che in questa città c'è sempre stato, sono convinto, noi daremo la carica a Francesco Corobi, che è, sarà il nostro presidente. Grazie Francesco. Io semplicemente volevo portare un saluto a Roberto e Elena, intanto voglio fare i miei migliori in bocca al lupo per questa tornata elettorale. So che rappresentano una voce importante per la nostra città e che possono veramente rappresentarla in un consiglio regionale che mi auguro sarà rinnovato, che vedrà appunto Francesco come suo presidente. Per quanto riguarda gli altri componenti della lista, non posso che ringraziarvi e continuare a ringraziarvi per l'impegno che state mettendo giorno per giorno su questa campagna elettorale. Mi auguro che anche Senigallia possa cambiare il modo di essere amministrata. Grazie Massimo. Grazie anche ad Anna Canestrale, consigliere comunale, che quindi non è toccato ovviamente, consigliere comunale, che si è ricandidato. Luigi, telegrafico anche un saluto tu ed Elena, e poi facciamo parlare Francesco, che sì, ha un appuntamento ad Ancona e poi deve andare ad Oslo. Brevissimo saluto. Non tratteniamolo troppo. Brevissimo saluto. Ho avuto un attimo di esitazione quando mi è stata proposta la candidatura. Dico, ma sai, quando ormai hai fatto parecchi anni, sia come amministratore sia di opposizione, un po' ci pensi. Dopo però mi sono detto, anzi, non è possibile non candidarsi, anzi è un dovere, perché mettere a disposizione della coalizione l'esperienza e così a dare anche una mano di aiuto ai giovani che sono così numerosi presenti in lista. Etica, diceva prima Roberto nel mio manifesto, scrivo etica, esperienza, moderazione, etica, ne parlava prima Roberto, su questo, esperienza, ho già detto, moderazione vuol dire non inciuci, non accordicchi, ma vuol dire approfondimento delle tematiche, confronto con gli altri, così, e questi sono grazie mille a voi. Allora, io lo stesso condivido questa scelta di avere questa squadra di giovani, anch'io sono molto vicino ai giovani, come Roberto, anch'io seguo lo sport, sono vicepresidente della squadra di basket femminile di Senigallia e ho sempre seguito molti sport e poi sono stata sempre in contatto con i giovani, perché per 40 anni, prima come docente e poi come preside, sono continuamente a contatto con i giovani. Quindi porterò avanti qualsiasi tipo di obiettivo che sia di aiuto al percorso dei giovani e anche nel turismo, perché mi sono occupata, io sto occupando ancora di turismo e quindi quello che sto pensando è proprio il turismo giovanile, ostelli per la gioventù e quanto altro, poi ne parleremo quando avremo vinto e poi porteremo avanti tutti questi obiettivi. Grazie Presidente. Beh, io Roberto ti ringrazio, ringrazio tutti quelli che si stanno impegnando per questa campagna elettorale, sia regionale sia comunale, perché come dicevamo prima è un destino comune, è un destino il cambio alla guida di una regione, e il garantire un'alternativa dal punto di vista amministrativo passa per l'impegno su tanti livelli, e uno dei livelli è sicuramente quello amministrativo comunale e amministrativo regionale. Vi ringrazio, perché metterci la faccia oggi non è facile. Oggi impegnarsi in politica, soprattutto per tanti giovani, è visto come, ma comunque in maniera ampia nella società civile, è visto come un elemento non di gratificazione sotto alcun punto di vista. La politica è vista come qualcosa per esaudire un desiderio personale, arrivare a un obiettivo personale, invece è esattamente l'opposto, è sacrificare una grande parte di se stessi, della propria capacità professionale, della propria ambizione per la passione. E chi fa politica col vero senso del servizio è colui e colei che fa la differenza, perché il fatto di servire le proprie comunità, il fatto di mettersi a disposizione delle proprie comunità è una discriminante forte, perché significa garantire e dare, conferire quella autorevolezza necessaria
alle istituzioni, soprattutto in un momento difficile. Allora io comunque non la faccio lunga, c'è una partita importante, l'ho detto prima, lo ribadisco ora, c'è una squadra forte, c'è una squadra autorevole, ma soprattutto c'è una visione e una volontà di restituire risposte ai cittadini marchigiani. Può sembrare retorica, ma non è che possiamo metterci e vogliamo metterci qui a parlare di una lista infinita di interventi e di proposte da fare. Qui parliamo e raccontiamo che la nostra regione, le nostre città meritano rispetto, le nostre famiglie meritano rispetto, le nostre imprese, le nostre aziende, i nostri imprenditori, i nostri professionisti meritano rispetto e che questo territorio, i giovani, anche i lavoratori dipendenti, non devono essere messi in rischio nella loro vita in questa regione, non devono essere costretti ad andare fuori per trovare le opportunità, perché deve esserci per forza una capacità della politica, della classe dirigente, di rispondere alle esigenze e fronteggiare il declino che è in corso. Non è un declino che noi raccontiamo per impaurire o per creare un allarme, è un declino che è sancito dalla Comunità Europea, è un declino che è sancito da tutte le statistiche, è un declino che è raccontato da tanti interlocutori, giornalisti, economisti, è un declino che si percepisce girando per la nostra regione. C'è una voglia di cambiamento. Perché c'è una voglia di cambiamento? Perché non si riconosce più a questo governo uscente della Regione Marche la capacità di garantire una prospettiva. Noi ci candidiamo, vogliamo essere un'alternativa forte e credibile, vogliamo farlo insieme a tutti, perché la presunzione, l'arroganza e la incapacità di raccogliere, mettere insieme, fare squadra e fare sinergia è forse uno dei dati salienti per cui i governi in questo momento vengono esautorati, fatemi utilizzare questa parola. Però la voglia di cambiamento resta voglia di cambiamento fino a quando noi non riusciamo a trasformarla in consenso elettorale. Quindi non scambiamo la voglia di cambiare con un anticipo di un successo elettorale. Sono due cose esattamente diverse e opposte. Allora noi dobbiamo impegnarci per il tramite dei nostri candidati, per il tramite di tutti gli amici, per il tramite di tutti quelli che vogliono credere in una regione che sia protagonista del suo destino, dobbiamo impegnarci affinché questa opportunità che oggi si intravede per le elezioni del 20 e del 21 settembre possa diventare una realtà su cui costruire e rilanciare un progetto per la nostra regione. Grazie e buon proseguimento. Grazie a te. Buon saluto.